start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Brewpub Simulator, un qualcosa che mi ricorda molto Gas Station, ma dove saremo dei birrai, insomma. Beh, in sintesi, questo è l'inizio, ho saltato il dialogo iniziale. Abbiamo ereditato dal nonno, classica idea originalissima, un birrificio e dobbiamo andare a sistemarlo e renderlo pronto per l'apertura. Il gioco purtroppo non è ancora uscito e purtroppo è in inglese. Ok, praticamente siamo stati la delusione della nostra famiglia e quindi poi c'è stata questa possibilità di avere l'eredità del nonno e quindi abbiamo ereditato questa cosa. Quindi ora si entra e questo sarà il birrificio. Il birrificio ci permetterà di svolgere delle missioni giornaliere per ampliare la nostra esperienza, rifornire i fusti di birra, servire la gente, saranno un sacco di cose interessanti da fare. Rimettiamo in piedi i quadri, dovremmo anche pulire, adesso puliamo tutto quello che c'è da pulire. Qua dentro si può andare? Ho deciso di farlo vedere così perché lo esploriamo un po' insieme almeno. Adesso qua c'è sporco. Abbiamo pulito solo il 37%, quindi continuiamo. C'è un salvadanaio per le mance. Ci sta aiutando molto, non si può saltare. Quindi adesso pian piano andiamo e puliamo le cose. Non so dirvi il prezzo, purtroppo, di questo titolo, perché non è ancora uscito. Uscirà entro qualche giorno da quando sto registrando. In the dumpster. Ah, ok, bisogna andare sulla retro dove dovrebbe esserci il sacco dell'immondizia. Ok, e lo buttiamo qua. Abbiamo buttato lì, l'abbiamo eliminato. È ora di cominciare a pulire. Qua, vedete, abbiamo tutta la postazione per poter produrre. Qua è una porta chiusa, ma penso sia la dispensa. Dobbiamo andare a prendere la scopa e pulire. Abbiamo acquisito una nuova skill. Perfetto. Quindi iniziamo a pulire, muovendo proprio il mocio sul pavimento. Sì, molto semplice e non tedioso, insomma. Straccio e pavimento. Sì, questa l'avevo vista anche prima. E poi una volta che sarà in funzione questo posto sarà fighissimo tenerlo in ordine. Ok, questo io non vedo sporco, ma nel dubbio pulisco. Il nonno diceva sempre che usava il bar come fosse una tela o un quadro, insomma. Qua c'è qualcosa. Ok. Skill acquired. Ok. Premi I per aprire l'inventario. Material Changer, bello questo, Material Changer, e praticamente possiamo andare a modificare stiamo modificando le pareti. Scusate, ma io vorrei fare tutto in legno. Wooden floor, ok. E qua stiamo facendo questo, ma se io volessi fare la parete? No, mi fa fare solo il floor. Now restore in a pub area. Ok. Ah, così. Perfetto. Bellissimo. Cioè, perlomeno a me piace. Poi non so se a voi. Questo è l'avvocato della nostra famiglia. Ok. Space continue. Ma vorrei mettere via questa cosa, ma c'è... Ok. No.
Boh. Use locker. Ma questa qua sono gli armadietti di spedizione classici. Use locker. Unpack delivery. Mi hanno aggiunto delle sedie. Bello. Hide to inventory. Ah, si faceva con la F. Dobbiamo ancora arrivare un po' di roba perché è ancora abbastanza. Unpack the furniture. Sì. Però, ah, erano cose già tolte, credo. Allora, I e andiamo a togliere i tavoli. Wooden table. Rotate. Ah, solo così si possono mettere. E fammi mettere così. Poi, unpack le sedie. 4 sedie. Quindi, ok. Quindi, 1, 2. 3. E quattro. Bene. Dare il nome a un bar è come dare un nome a un bambino. Devo essere unico, memorabile, insomma. E va bene, andiamo a modificare. Figo. Il logo. Non saprei. Questo mi piace. Choose strategy. Casual, dive bar. Ah, puoi cambiarli in ogni momento. Prestigio del bar. Ok, fancy, se è qualcosa di un po' più ricercato. Casual. Sì, sono casual. In this pub. Colore. Così, mi piace molto. Text. Ubuntu, no. Text lo facciamo arancione o nero, ci sta in the spav così, il background così, ma sì, mi piace di più così. Ribbon facciamo blu, colori del canale, e poi il logo così, sì, dai. Ma sì, dai, non ci sta male. Ok, ci sta suonando ancora il telefono. Bellino come cosa. Posso prenderle e rimetterle. Un nostro amico del nonno ha comprato un po' di birra per lui da provare. Prova, ok, di essere un distillatore. Ah, si possono muovere addirittura queste cose. Va bene. Questo? No, forse lo posso usare dopo. Comunque, dovrebbe esserci dei fusti. Un fusto qui. Ok, devo agganciarlo a qua. Put there. Connection tube. Vediamo se riesco a capire. Ah, figo! Quando mettono dei tubi io non capisco niente. Sì, non è bellissimo connesso così, però sappiamo che è connesso. Ora l'aspiratrice dovrebbe andare, credo. Va bene, manage your menu. Look at menu, ok. Edit bar menu. American Pale. Giorni rimasti fino a che scade. Ok. Perfetto. Ok, I have the beer, but I still need something to serve it in. Va bene. Beer directly into mouths is not an option, at least not until spring break. Sì, mi servono i boccali. Premi T per aprire. E ovviamente all'indie pub si beve con questo. Anche se questo. Ma sì, dai, un po' sullo stile una decina, dai, ne ordiniamo. Non ho soldi? No, peccato. Dovremmo rivedere un po' di piani. Ma no, costano tutti 6, ne ordino poi 2. Ok, il pacchetto aspetta al delivery. Ah, aspettate che devo anche queste che mi danno fastidio. E anche tutta questa roba qui che poi si, diciamo, vengono a vedere a fare l'ispezione. Ah, il delivery bisogna andare qua, al terminale, dove consegnano. Perfetto, chiudi, apri. Locker send. Ah, send e receive. Ok, perfetto.
adesso. Ok, andiamo a posizionare i bicchieri. Unpack here. Ah, 12, ok. Mamma mia, mi danno un'idea di fragilità. Ok, iniziamo. We are open. To infinity and beyond. Verso l'infinito e oltre. American Pale, abbiamo solo quella. Buongiorno. Serve to the customer. Don't be shy. Piece of cake, right? Ah, posso chiedere di American Pale Ale for me. Abbiamo solo quella. Scusi, ma prendo uno. Metto qui. Ma scusami, fammi capire. Put here. Vabbè, se io apro questa. No, la sto buttando via. Allora, scusate. While holding glass. Ok, aspettate, che unpack here. Ah, il secondo pacco questo. Pick one. Mettilo lì. Si è sporcato. Sì, lo so, aspettate, sto cercando di capire come si prende il bicchiere. Pick one. Ah, li ho rotti, li ho buttati per terra. Che bambo che sono, put here. Ok. Deve fare la schiuma. No. Scusami, eh. Ok, ok, dai, sto pian piano imparando, credo. L'ho rotto. Ma devo pulirlo ogni volta. Ma. Pick up. Ok. Darn. I definitely need to clean this glass. A dirty glass in a pub is like a fly in the soup in a restaurant. Ah, perché bevono al tavolo e poi devo lavare i bicchieri, ma io ne ho comprati tanti. Ok. È figo però, perché fix. What? Vabbè, lo mettere qui. A lei. No, ma voglio capire i bicchieri sporchi dove vanno, perché non riesco a prenderli, non riesco a capire. Take beer tray. Ok. Ok, lavati. Ok. E se io ne prendo uno e lo metto qui. Ah, mi butta su. Ah, la pulizia è quella classica. Putia. Non riesco a capire. Ok. Perfetto. È un po' macchinoso, devo dire. Anche se, vedete qua, non me lo fa appoggiare. Magari qua me lo versa lo stesso. Perfetto. Dai. Prendi. Pulisco. Prendo il bicchierino. Lo metto qui.
Ah, ok, c'è solo da premere non spasmodicamente come faccio io. No, no, va bene così. A posto, grazie. Mettilo via, mettilo lì. Ok. Tutto abbastanza chiaro adesso. Buono? Salve signora. Secondo me vuole una birra. Bene. Ve la bevete tutti al tavolo, non la bevete qua al bancone, metterò gli sgabelli, eh. Ma sapete che non è male, calcolando che poi dovremo andare a sostituire i vari cosi. 1:50 prima della chiusura del bar. Ho perso un po' di tempo in effetti. Fatemi mettere già dei bicchieri qui così almeno facciamo prima e li laviamo tutti alla fine della giornata. E uno lo metto qui così almeno siamo già pronti. Vale. Ok, fatemelo mettere lì. Ok, salve. Perfetto. Qua non me lo fa mettere, devo pulire. Questa è una cosa brutta, però probabilmente è così. Io non ho mai lavorato in questo campo, fortunatamente. Dai, credo che qua vada bene. Cos'è questo? Cioè, ma c'è un sacco di roba. Use the sink to clean the glass. Use the sink e clean your first glass. Va bene, però io hanno fatto cadere. No, ma io voglio metterlo qui. Non voglio metterlo qui. Addirittura. Ma pensa te. Vabbè, comunque. Abbiamo fatto quasi un mezzo livello. Spese totali. Abbiamo avuto dei guadagni, delle entrate. Devo un pochino sistemare questa macchinosità, cioè non sistemare, ma capire come funziona. Però direi che abbiamo già degli ottimi elementi per valutare questo titolo assolutamente valido. Qua dietro mi sa che c'è dell'altro che si può. Scusate, no, mi sto perdendo. Qua a lato credo ci sia dell'altro che si possa espandere dopo buttare giù una parete ed espandersi lì. Poi ovviamente la modalità storia, cioè no, c'è la sandbox e la modalità così che ci guida man mano si va avanti sbloccandoci le varie cose. Il titolo è assolutamente meritevole, ve lo garantisco. Mi ricorda molto un gas station, ma su un tema un po' diverso. Fatemi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensate. Noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!